Però stavo pensando, ma si faccia essiccare le suole delle scarpe, è che dopo le posso fumare. Frank, per fortuna che ci siamo evoluti e siamo scesi dalle piante, eh. Bella raga, io sono Flayne, bentornati. Siamo qui oggi, su GTA 5, con una nuova sfida di tiro alla fune. Ma sta succedendo al pavimento? Alla coda, alla piattaforma, impazzita. Un secondo, Franklin, smetti di sbattere la faccia per terra che non è salutare. Fatemi dare un'occhiata un secondo. Cosa fa? È diventata strobo. Ma vabbè, prima di cominciare, mettete lasciando un bel pollicione in su, cerchiamo di arrivare almeno, non lo so, potremmo fare almeno 7000 mi piace. E innanzitutto, ragazzi, il vincitore tra Grampa Bestemmia e Afrobob è stato Afrobob. Franklin, non dovevi per forza tirargli uno schiaffo. Anzi, ora è anche più difficile buttarlo di sotto. E potreste commentare questo video con scritto addio Grampa Bestemmia. Afrobob, ragazzi, ha demolito nel sondaggio. Non so se ha preso tipo un 80 o un 70%, una roba del genere, che hanno praticamente vanificato il 20% in più totalizzato da Grampa Bestemmia sul campo. Quindi, ragazzi, vi facciamo una roba del genere. Dobbiamo buttare giù Grampa Bestemmia con onore, senza investirlo. Però avevo una bella limousine. Se parlerò come un occhio in pento, perché c'è un raffreddore che è peggiorato ulteriormente. Di conseguenza potrei, sì, parlare appunto come quest'oca. Perfetto. Arrivederci, signor Grampa Bestemmia. È stato un piacere. Anche perché comunque, ragazzi, Grampa Bestemmia è stato un gran pilota. Quindi a continuare questa sfida sarà il buon Afrobob. Quale sarà il suo sfidante di quest'oggi? Pilota temuto in tutti i continenti, non per la sua bravura, ma per le sue oscenità, appunto. Il pinguino molestatore dei ghiacciai del Gambia. Eccolo qui. Riuscirà quest'oggi a battere Afrobob, ragazzi? Fate la vostra scommessa qua sotto nei commenti in questo momento. Vedremo una gara spettacolare. Speriamo. Cioè, speriamo sia una roba tipo Afrobob Brogenzio lo scorso, che è stata veramente bellissima. Te, Franklin, sei un coglione, maledizione. Per colpa del vino, Bastian è tornato a casa e me l'ha portato una cassa. La cosa mi rende molto felice. Comunque, buongiorno, signor Afrobob. Lei quest'oggi cosa farà? Vincerà o perderà? Vi ricordo, come sempre, ombre, comunque, di votare il sondaggio alla fine del video per decretare il vincitore di questa sfida. E il distacco che avrà, tipo, non lo so, uno sull'altro, esempio, no? Se Afrobob dà 2 punti o 3 punti di distacco al pinguino, nel caso dei 3 punti si becca un 30% in più nel sondaggio. Nel caso invece di 20 punti se ne becca solamente un 20% in più. Quindi, nel caso ci fosse un 50-50, Afrobob avrebbe come 70% e vincerà la sfida. Ma prima che il raffreddore mi induca a parlare in du, andiamo col primo veicolo randomizzato. Tra l'altro, raga, attenzione, scommessa: il prossimo veicolo per coso, per il pinguino del Corno d'Africa, sarà l'Emperor, perché spawna sempre da questa parte. Per Afrobob cosa avremo questa volta? Attenzione, rullo di tamburi. Oh, magari ci spunta l'Emperor adesso, eh? No, ok, un elicottero, va bene. Una Sabre Turbo. Il derby tra Muscle, tra Sabre Turbo e Phoenix. Chi vincerà questa volta? Non lo so, raga, perché non sono mai uguali delle sfide. Cioè, ho visto vincere delle macchine che la volta dopo hanno perso. Quindi sta anche nella vita del pilota, diciamo. Afrobob è un gran pilota. Il pinguino del Corno d'Africa non lo so, perché è la prima volta che lo vediamo all'azione. Quindi mi raccomando, signor pinguino, si faccia valere, non faccia la scarpa vecchia. Tutto è pronto, partiti. Vediamo un attimo come si comporterà in teoria la Phoenix più potente. La Sabre più pesante, ma non so se come potenza riesce a eguagliare la Phoenix. Infatti comincia a perdere colpi Afrobob, mi raccomando. Ok, Afrobob va a partire un po' un diesel, no? Parte lentamente. Questo, ragazzi, è sempre il sequel di In macchina con Afrobob, che tra l'altro, se ci avete fatto caso, perde i capelli lo stesso. Il signor dei gambi invece i capelli non li perde, non perde manco il naso. Comunque si sa che il primo punto va al signor cosa, il signor pinguino dei ghiacciai del Gambia. Attenzione, attenzione. Oh, si torna su, raga, becca 2 punti. Si è fermato? No, peccato. Oh, attenzione che se lo tira di sotto, quello becca 0 punti, eh. Dai, raga, ormai la conosciamo questa situazione. Adesso cominciano a fare il pinco punk. Vedete, un po' avanti, un po' indietro, un po' avanti, un po' indietro, un po' avanti, un po' indietro. Sembra un porno, tipo. Va bene, comunque direi di dare questo mezzo punto al signor pinguino dei ghiacciai del Gambia. E passiamo, ombre, col prossimo veicolo, che sarà l'Emperor. Il secondo veicolo è quasi sempre l'Emperor. Scommettiamo. Che macchina è questa? Raga, scrivetemi qua sotto nei commenti come si chiama questa macchina, perché io non sono diventato un indovino, ma ormai sembra che sia la normalità questa. Comunque, per chi non lo sapesse, questa macchina è l'Emperor. Prossimo veicolo randomizzato, secondo me se lo pia in quel posto, il pinguino. Attenzione, no, no, basta. Oh, anche la Comet è sempre così, mi spawna prima 3 o 4 cioffecate, intanto spegniamo sta radio, dopodiché boom, la Comet. Chi vincerà questa volta? Quelli che hanno i veicoli, l'Emperor fa schifo sia in peso che in velocità. La Comet in velocità ha battuto i migliori veicoli, quindi non vedo come possa farcelo questo pinguino del coso, del Corno d'Africa, insomma, dei ghiacciai del Gambia. Franklin sta in piedi, porca miseria, che di deficiente abbiamo già abbastanza qua in cima, Ma partiamo subito e vediamo cosa ci salta fuori. Il signor pinguino entra in macchina, Afrobob dovrebbe essere entrato, mi sembra perfetto. Attenzione, avremo la supremazia della Comet. Sì, esattamente come mi aspettavo. Attenzione, la Comet però si è fermata. Ha ingranato la marcia, forse il pinguino, non lo so. Guarda cosa fa. Ha perso colpi, incredibilmente. Cosa sta succedendo? Io non posso credere a quello che... Raga, è impossibile. Raga, è impossibile. Io non... Cioè, l'avete visto che ha vinto l'Emperor contro la Comet. La Comet ha battuto dei veicoli della Madonna. Ha vinto l'Emperor. Sono scioccato.
Signor Pinguino, lei mi sembra che abbia fatto più che un miracolo, eh. Cioè, manco Uses quando ha fatto tornare in vita sto coglione Brogenzio. Lei però l'ha perso contro i veicoli più schifosi. C'era la Banero, vinceva la Banero. C'era qualsiasi altra macchina, vinceva quella. La Comet che ha battuto i veicoli anche potentissimi, no. Vince l'Emperor. Chiunque se la vedrà con me sarà sconfitto. Si porta un punto il The Gambian's Penguin. Vediamo quale sarà il suo prossimo veicolo. Cioè l'Emperor ha fatto i miracoli, non ci posso ancora credere, raga. Una Stallion del Burger Shot, non male. Però raga, ripeto, sappiamo che ha proprio un diesel. Cioè tipo perde dei punti, poi vince e stravince. Uno Space Docker, non male. Nello scorso video e anche in quello prima ha fatto grandi cose. Leghiamo i due veicoli e speriamo che non si ribalti niente, come appunto è stato due video fa. Che vincerà questa sfida? In teoria la Stallion è molto avvantaggiata, ma in pratica non si può mai sapere, raga. Dopo che ho visto come Emperor ha battuto una Comet, io non so più cosa dire. Tutto pronto, partiti. Vediamo un attimo cosa ci salta fuori. Il Pinguino monta in macchina e anche Afro Bob. Vediamo un attimo, perché lo Space Docker, ragazzi, è strano. Adesso perde colpi, no? Poi dopo un po' riprende, guardate. Ce la fa? Ecco questo che... No, attenzione. Vedete che un po' va avanti. Ecco, questo qua dicevo io, raga. Cioè che parte all'improvviso, poi vince. È incredibile. Comunque intanto siamo ancora a un punto per il signor Pinguino. Zero per Afro Bob. Riuscirà a ottenere almeno mezzo punto in questa sfida? Non lo so, perché si sta comportando veramente molto molto bene lo Space Docker. La Stallion mi sembra abbastanza in difficoltà, perché fa un po' avanti e un po' indietro. Non sto capendo. Ecco, avanti, si blocca. Poi torna indietro. Di questo passo in teoria... Madonna che botta che ha dato. Stavo per dire, in teoria vince lo Space Docker. La Stallion si è incazzata di brutto, ha dato un'accelerata incredibile, ha recuperato un sacco di terreno. Lo Space Docker, insomma, perde colpi ma comunque non molla, aia. Tiene botta, si mollano destra e sinistra, non sto capendo. Cioè, prima sembrava vincesse, esatto, lo Space Docker, come sta facendo in questo momento, che sta tirando. Adesso mi sembra che lo Space Docker sia in difficoltà, però recupera, attenzione. Perde metri. Non so se darà il colpo di grazia oppure no. Aia, ha dato un bel colpone, raga. Non so, però lo Space Dogger è messo alle strette. Il Pinguino dei ghiacciai del Gambia mi sembra un mostro come pilota. Cioè, ha vinto con l'Emperor. Sta duellando benissimo contro, attenzione, Afro Bob, che l'ha quasi tirato di sotto. Di solito quando prende il giro lo Space Docker non possono più farci nulla. Invece in questo caso, raga, lui ha recuperato tranquillamente. Butta di sotto Afro Bob. Altro mezzo punto già in tasca al signor Pinguino dei ghiacciai del Gambia. Vediamo un attimo se riuscirà a fare qualcosa Afro Bob, se riuscirà a tirarselo di sotto. Ma non è che fanno il pinco panco per mezz'ora adesso, eh. Poi tra l'altro si è messo a suonare il clacson così a caso. Ecco, anche adesso. Attenzione, raga, attenzione. Afro Bob vuole portarselo con sé negli inferi. Oh, il Pinguino lo sta trascinando verso destra, eh. Se finisce a destra, Afro Bob è fottuto. Sì, raga, partita più combattuta di non so cosa. Attenzione, ce la fa, raga, ce l'ha fatta. Il Pinguino si è preso un altro punto con prepotenza. Sfida molto, molto equilibrata, ma il Pinguino non perdona e si porta sul 2-0. Risultato abbastanza pesante, perché al momento avrebbe un 20% in più sul sondaggio. Prossimo veicolo, randomizzato, perché ci sta uscendo una sfida assolutamente epica. Cosa avremo questa volta? Un Emperor, forse, o no, non lo so. Un furgone della polizia, raga, questi sono buoni. Afro Bob, ti becchi un veicolo buono ogni tanto, mai. Cioè, perché veramente sta avendo una sfiga oggi che è incredibile. Attenzione, un hauler, una roba del genere, un hauler, un come cavolo si chiama. In teoria, a meno che non sia diventato deficiente, questo qua dovrebbe stravincere. Dico in teoria, raga, perché sulla carta c'è l'Emperor che vince contro una Comet. Quindi, partiti, signor Pinguino. Lei farà una bruttissima fine, comunque riuscirà a beccarsi almeno un punto. Afro Bob, anche perché ne ha veramente bisogno. Il distacco del Pinguino comincia a essere pesante, come un'abbonata al McDonald's. Di conseguenza potrebbe avere seriamente dei grandissimi problemi. Raga, lo stesso in teoria, sapete, no, che quando un veicolo è molto più forte di un altro, lo distrugge praticamente. Fa lo stesso fatica. Becca già mezzo punto, come da previsto, però bisogna vedere cosa fa adesso il Pinguino, perché se mi va a destra o a sinistra becca un punto, ma ha perso colpi o no? No, ha fatto retromarcia. Poi raga, sapete che c'ha questa skill Afro Bob che cerca di buttare un po' a destra un po' a sinistra. Sta in piedi, maledizione Franklin. I due minuti sono quasi passati, ci sono movimenti strani. Franklin, porca vacca, perché devi fare sempre il deficiente? Attenzione, ci sono movimenti strani. Sto qui in giro perché delle volte si buggano con la telecamera, mi rallenta come il tempo. Dove è andato? È partito, raga, regala un punto praticamente. Dove è finito? Non si vede più. Regala un punto praticamente a coso, ad Afro Bob. Intanto io l'ho perso. L'ho trovato. Comunque raga, 2-1 la sfida, non male. Attenzione, random. No, ok, questo fa male. Prossimo veicolo, con la fortuna che Afro Bob avrà una bicicletta. Ci scommetto quello che volete. Attenzione, random veicolo. Una cognoscendi, non male. Però in teoria se lo piglia nel culo vedendo il veicolo del signor Pinguino. E gli amici due veicoli, raga, non li customizzo perché potrebbe avere dei problemi. Cioè, ne ho avuti, dove è stato? Nella rampa maledetta con, mi sembra, o no? Sì, forse quello, non mi ricordo. Ho avuto dei problemi con l'azzentorno, di conseguenza preferisco non metterli per non avvantaggiare un veicolo o un altro. Tutto pronto, partite. Chi vincerà questa volta? Il Pinguino. C'è poco da fare, questa volta ragazzi, con me se la porta a casa ancora lui. Tiene botta però la cognoscenti, attenzione. Non molla, dov'è qua? Non molla, tiene botta. Però fa molta fatica perché il veicolo là è molto più potente. Tira comunque come un pazzo e la cognoscenti ormai è andata.
È andata, ok. Riuscirà comunque a guadagnarsi un punto? Non ne ho idea, vediamo un attimo come si comporta Afrobob qua sotto, ma attenzione, è pericoloso, è pericolosissimo come posizione, attenzione. Il pinguino molestatore degli acciai del Gambia molesta Afrobob in tutti i sensi e si porta su un pesantissimo 3-1 che sarebbe un 20% in più nel sondaggio. Cioè, raga, il pinguino è cattivissimo quest'oggi. C'è anche un gran culo, signor pinguino, se lo lasci dire, però... Ecco, anche stavolta comunque fuori strada, che non è malissimo. Signora Frobob, mi cade un po' lei, cioè normalmente, insomma, sarebbe già dovuto partire. Invece, quest'oggi mi sembra un po'... una stallion contro un fuoristrada. Non è che sia tutto questo gran spettacolo, però... Leghiamo i due veicoli, ma ho paura che anche stavolta, raga, possa trionfare il pinguino del Corno d'Africa. Frobob sta pigliando tante di quelle legnate. Magari la batosta con Grampa bestemmia gli ha abbassato un po' il morale, non lo so, Franklin. Alzati in piedi un attimo, sei sempre per terra. Vincerà il pinguino anche stavolta, in teoria sì. E infatti sta trascinando la stallion senza alcun problema. Riuscirà a rimontare a Frobob? Signora Frobob, però pesti quell'acceleratore, maledizione. Nel caso vincesse il pinguino, si porterebbe su un... 3.5 a 1, che sarebbe veramente una grandissima roba, un grandissimo distacco. Comunque mi sembra che finora il più grande distacco sia stato dato da Goku Monkey Jerry. Intanto la stallion qua mi sembra che appunto vada di sotto. Hai The White Niggus, che gli aveva dato tipo un 9 a 2, cioè una roba irrecuperabile praticamente. Aveva tipo un 70% in più sul sondaggio, quindi era decisamente impossibile. Cosa fa? Perché si butta di fuori, raga? Afrobob se la complica, Afrobob se la complica decisamente. Si vede che o crede troppo in voi nel sondaggio, non lo so. Prossimo veicolo randomizzato, cioè raga, è... la Waterloo assolutamente di Afrobob. Non voglio un tagliaerba, per favore, neanche una bicicletta. Oh, meno male. Una macchina della polizia di quelle belle. Per Afrobob che le sta prendendo come i topi dalle massaie, avremo questa volta... ha sempre dei veicoli di merda, io non so cosa sia quest'oggi, ma... una Stanier. Leghiamole assieme, Afrobob, prendi un rosario, comincia a recitarlo, perché secondo me pigli tante di quelle mazzate anche in questa sfida. Si potrebbe portare su un 40% nel sondaggio, il che sarebbe veramente molto, molto pesante. Per chi si chiedesse perché i veicoli sono messi storti nella piattaforma, per avere più possibilità che uno possa cadere o a destra o a sinistra, e di riuscire a dare almeno un punto al pilota e non il solito mezzo punto. Comunque, perde... oh, però resiste. Cioè, perde colpi ma con dignità lo stesso la Stanier. Non è che mi fai una ripartenza come il coso, no, eh? Come lo Space Docker. Potrebbe essere, raga. Potrebbe essere, ma non mi sembra questo il caso. O il pinguino quest'oggi è incazzato come Poggio, non lo so, perché... ma guarda che accelerazione che pianta. Cioè, mi è finito di sotto anche stavolta. Madonna, che roba, raga. 5 a 1. 40% in più sul sondaggio. Il pinguino del Corno d'Africa penso che sia... al momento uno dei migliori piloti. Ragazzi, c'è poco da dire, 5-1, penso che ormai sia scritta la vittoria del pinguino a sto punto. Prossimo veicolo randomizzato, poi ok, sta avendo una sfiga assurda. Coso, eh? Afrobob, comunque abbiamo un industriale, non so cosa possa fare Afrobob contro di questo. Prossimo veicolo per Afrobob, o si becca un beef commerciali o è fottuto assolutamente. Non mi sembra proprio... ciao. Segniamoci già, raga, 6-1 per il pinguino, perché questa macchina al massimo ci può andare a prendere il pane. Leghiamoli assieme e mi dispiace. Cioè... pauroso, il pinguino quest'oggi, ok, ha veramente un gran culo, però... cioè, raga, ma ha vinto comunque con un Emperor contro una Comet, quindi c'è da dire che... vendi l'erba! Tutto pronto, partiti! Beccherà un punto, oppure mezzo punto, in teoria dovrebbe beccare un punto. Cioè, senza troppi problemi. In pratica, non lo so, potrebbe beccarsi anche solo mezzo punto. Afrobob Cimo, vabbè, non è che poteva fare i miracoli, eh. Attenzione, perché se lo tira verso destra... non lo so. Attenzione, andato, andato. Mi sei incastrato. Un attimo, che sei incastrato in un modo troppo strano. Signor pinguino, lei con la macchina messa in quel modo non so se riesce a fare qualcosa, eh. Cioè, tiro lo stesso, perché come vedete va avanti lo stesso. Però non è che sia una delle posizioni più belle, devo dire la verità. Attenzione, attenzione. Che cavolo di posizione è questa? Cos'è? Dai, nah, raga, non ce la fai. 2 minuti sono praticamente passati. Lui riesce ad andare avanti, ma veramente in un modo troppo lento. Ma non abbastanza entro i 2 minuti. Quindi direi che al momento possiamo decretare mezzo punto per il pinguino, che si porta lo stesso sul 5.5 a 1. Prossimo veicolo randomizzato. Afrobob al cartoccio quest'oggi, Non Lando. Perché Lando? Porca... vogliono che scendo da sto coso con Lando. Usiamo Lando, perché mi sono rotto le palle. Visto che me lo propongono sempre sto coso qua, usiamo Lando. Cos'è? Mi spiegate cos'è sta cosa? Si riesce anche a guidare, si guida meglio di molti veicoli, Lando. Ma vabbè, arrivederci signor Lando, è stato come sempre un piacere. Avete presente, no raga, quando non lo so, in un programma televisivo hanno un ospite speciale? Ecco, noi abbiamo Lando, sempre così. Una macchina, per favore, invece di darmi tutte queste robe. No, macchina. Oh, forse farà punto Afrobob, non lo so, ma questa è una gran macchina di merda. Prossimo veicolo per il signor Afrobob, avremo questa volta a sua disposizione. No. Una Vigero. In teoria la Vigero dovrebbe vincere. Ci siamo, tutto è pronto, leghiamo i veicoli. Signora Frobob, mi faccia almeno un punto, perché 5.5 a 1 è pesantissimo da recuperare, se non quasi impossibile. Tutto è pronto, partenza. Attenzione, il pinguino entra in macchina. Sarà entrato anche Afrobob, mi auguro. Sì, ok.
Attenzione, esatto, la Vigero comincia a dominare in un modo veramente assurdo. Non riesce a fare nulla il pinguino, che rimane veramente fottuto. Attenzione, attenzione, però ha avuto sfiga, perché lo stesso il pinguino è atterrato. No, attenzione, o forse no. Si sta incastrando, molla la presa Afrobob. Mossa geniale di Afrobob, mentre stava per finire di sotto il pinguino proprio ha decelerato. Ma in mossa fu più azzeccata, totalmente a caso, totalmente a caso, ma comunque si becca a questo punto che accorcia leggermente le distanze, 5.5 a 2. Afrobob riduce di pochissimo comunque la distanza, rimane comunque pesante il 35% in più che nel sondaggio il pinguino. Ma la pelata di Afrobob ci crede, sì, questo è il sequel di In macchina con Afrobob di oggi. Ma direi che onde evitare la disfatta completa di Afrobob, perché un 45% sarebbe veramente una roba assurda da recuperare, direi di poter terminare qui al momento questa sfida. Abbiamo visto un campione assurdo, il pinguino del Gambia, che ha fatto una roba incredibile. Afrobob quest'oggi è stato un po' legnoso, ha fatto solo 2 punti. Comunque, dai, diamoci la mossa, che Jack Sparrow mi ha portato a casa degli scorpioni dall'Africa. Ha detto che una sola puntura di quelli può darmi l'effetto di qualsiasi droga pesante. Franklin, non per screditare Jack Sparrow, ma se tu sei leggermente intelligente o ragioni con la testa invece che con i piedi, magari. Venga, hai ragione, vado a farmi pungere subito. Franklin, sei un coglione. Comunque, arrivato a questo punto, ragazzuoli, termino qui questo video. Spero che vi sia piaciuto. Se così fosse, mi lasciami un bel pollice o un commentino. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Trovate tutti i social sotto in descrizione, come dico al solito. E che dire, qui da Flame, da il pinguino pauroso, da Afrobob non nella sua miglior condizione quest'oggi, da quell'imbecille di Franklin che ogni momento è buono per fumare. Figa, sono emozionatissimo, non vedo l'ora di farmi pungere dagli scorpioni. Sì, vabbè.